Buonasera, buonasera a tutti quanti, benvenuti in questa nuova live, secondo episodio della Versus. Eccoci. Salve, salve a tutti. Sono arrivato finalmente. Ho letto mentre ero qui a sistemare che Alexina ha scritto: qui va Twitch. Cosa vuol dire? Ci sono dei problemi su Twitch oggi? Per caso? Quindi oggi niente aggiornamento della survival ultimo snapshot. Non ho ancora provato ad aprirla, guarda, perché ho visto che è buggatissimo e non me la sono sentita. A te che non andava. Speriamo che vada. Insomma, adesso va. Non saprei. Non vi saprei dire. Speriamo che vada tutto e poi vediamo. Domani c'è il contest, è vero? Domani c'è il contest. È da un botto che non facciamo un contest di costruzione. E domani si torna a farlo. Sarà una live bella lunga, bella impegnativa. Però anche molto divertente. Quindi, vabbè, per quello ci pensiamo domani. Mi hai fatto venire un infarto. Sei arrivato all'improvviso. È un classico quello. Accade sempre, purtroppo. Buonasera, Alfio. Dario, nessuno ti regala la sub. Non chiederlo, sono casuale. Ansia pre-contest. Ci sta. Ci sta, beh, io no, sinceramente, io ansia no, voi ci sta tutta, devo dire. Hype per domani, buonasera, Zardark. Ci sono rimasto male per i corni di rame. Vedremo cosa faranno, per ora non ci sono, poi mai dire mai. Potrebbe essere che arriveranno più tardi, chi lo sa. Allora, Light sul gruppo VIP dice che non riesce a scrivere in chat. Come non riesce a scrivere in chat? Ah, non ti va. Non ti va Twitch. Anche ai mod non va. Madonna. Ma davvero? Eh sì, non, mi sa che c'è Twitch rotto oggi. Mi hanno mandato un po' di screen che non gli va la chat. Non so cosa fare. A me va tutto, voi scrivete. Effettivamente c'era la chat un po' ferma a inizio live rispetto al solito. Pensavo fosse un caso, invece. Potrebbe essere questo. È un po' che non vengo in live, come va? Beh, bene. Tutto ok. Ok, anche Tier aveva problemi, quindi sì, c'è Twitch che ha problemi con la chat, apparentemente. So che stanno facendo un aggiornamento. Di alcune cose, quindi probabilmente è quello. Ogni volta che si aggiorna una roba si sminchia per un po'. Quindi, rip. Secondo te lo Skalk che droppa il Warden verrà rimpiazzato con qualcosa di nuovo in futuro? Credo che sarebbe strano se cambiasse l'idea ed è più un drop troll e basta. Buonasera Alessio, grazie per i 15 mesi. Come stai? Buon proseguimento di live. Tutto bene, a parte la tosse, qualche sfiga, qualche roba solita, però dai, tutto sommato bene. Oggi che hai intenzione di fare? Oggi, ragazzi, abbiamo un botto di roba da fare in realtà, un botto di scelta. C'è la casa da sistemare. Questa casetta qui. C'è da qualche parte laggiù un mega dungeon da vedere, che avevamo lasciato in sospeso. E poi vorrei cercare la prima chiave del portale. Non vanno le donazioni. Ma pure. Ma in che senso non vanno le donazioni? Scusa. Fa vedere. Ok, ora sì. Hai mandato una donazione? Effettivamente Streamlabs non mi carica. No, vabbè, raga, ma è un disastro sta roba. Light, grazie per la sub regalata a Schillo. Non mi carica Streamlabs. Bene. Bene, cazzo. Questo è un problema, sì. Vabbè, più che per la Versus in generale. Grazie Vabbè, per i bits, stiamo a bene, vedere. senpai, non Grazie sarà Roma detto. per i 50 bits, buonasera. Vabbè, raga, se non andassero le donazioni sarebbe un po' un problema per la Versus. Effettivamente sì. Però, oh, sti cazzi. Proviamo a fare la nostra live. E poi, se c'è da fasciarsi la testa, ci pensiamo dopo. Allora,
Io in questo momento non ho attivato ancora nulla, quindi sto aspettando che arrivino un po' tutti. Poi magari facciamo un sondaggino per decidere su che cosa concentrarci subito, se avete una preferenza piuttosto che un'altra. Vi dico che l'altra volta ci eravamo lasciati con il mondo che non andava. Si era buggato tutto qua, vi ricordate? Si erano buggati tutti i chunk perché la statuetta che avevo messo di Liam, che era il top donator, dava problemi. E ho dovuto togliere la mod delle statue, quindi ho messo la testa e basta. Peraltro dovrò anche aggiornare il foglio, ora che ci penso. No, beh, la tua skin di Minecraft nel mondo è abbastanza generico, ci può stare. Ho risolto semplicemente togliendo la statua e poi ho tolto la mod. Vi dico che la safe non l'ho ancora preparata del tutto, però arriverà. Cioè, l'ho quasi finita. Mettiamola così. Igor, grazie per le tre sub regalate singolarmente. Che roba strana. Allora, a Fabrizio FIFA, Netherstar e Giancarlo, benvenuti o bentornati. Grazie, Igor. Allora, io direi che possiamo attivare tutto. Primissima cosa. Primissima cosa. Anzi, primissimissima cosa. Piccolo ricordo di come funziona la serie. Intanto, grazie Diego per i 2 mesi. Sono già 2 mesi che sono abbonato e non me ne sono nemmeno accorto. Complimenti per le idee del tuo mondo. Grazie, Diego. La serie Versus, per chi non lo sa, funziona così. È una serie dove l'interazione tramite sub donate, donazioni e bits, può scatenare degli eventi. Questa è la lista dei vari eventi disponibili. Sono molti negativi, cioè molti tipo ti faccio esplodere, evoco il mob cattivo, ti rubo l'oggetto, ti disturbo, eccetera, eccetera. Ce ne sono di positivi che aiutano quelli in verde, quelli delle strutture e così via, e quelli gialli sono random. Ora, tosse permettendo, finisco di spiegare. Questa lista la trovate anche con il comando punto esclamativo VS1 o punto esclamativo VS2 in chat, che sono le due parti, metalista e altra metalista. Nel messaggio che ti dà Stream Elements c'è il link per questa immagine, così la potete salvare. E non la devo mettere in continuazione a schermo. Ok? Infatti adesso la togliamo. Grazie Giulia per la donazione. Almeno sappiamo che funzionano. Leggiamo subito. Se però Streamlabs non mi carica una minchia. Cioè, va bene tutto, però come faccio così? Caffettino? Guarda, l'ho già bevuto, però così quasi il secondo caffè non lo disdegnerei. Poi adesso ho preso la macchinetta con le capsule, che costano un botto, però velocissimo, tac. Si fa che è un piacere. Light, grazie ancora. Sub regalata a Super Balena Rotante. Vabbè, che nome particolare. Allora, vado in survival, ma il sole è fermo da mezz'ora o sbaglio? No, sta facendo il suo giro. Vado in survival, metto a posto l'inventario con molta calma, io non ho fretta. Non ho fretta di iniziare e morire, quindi con molta calma. Eccoci qui. Queste qui io non le avevo già piazzate. Vabbè, mettiamole. Tac. E adesso, time set 0, Twitch spawn reload e Twitch spawn start. Da questo momento in poi tutti gli eventi sono attivi. Fate i bravi, mi raccomando, fate i bravi. Ok, Igor, è iniziata una pioggia di cose. Aiuto, Igor ha donato una sub, Light ha donato una sub. Igor ha donato 2 sub. Vabbè, grazie ragazzi. A Marco, Obamium,
TSB Mazza, Night Hitman. E adesso un'altra delight a Koshi. Grazie mille. Avete droppato un po' di minerali. Questi 5 qui. Cosa? Perché? Aiuto. Che succede? Aspetta. Si sono accavallate un botto di robe, non sto capendo. Perché mi mandate tutte le sub una per volta? Ah, Andre, sei stato tu. Grazie, Andre. Allora, calmi, calmi tutti. Igor ha donato la sub a Cizzetta, Anime 2016, e Light l'ha donata a Badu Pro. Igor a Dangal TV. Ok. Poi, Andre... Ma dite che è Twitch che... Ma scusa, allora. Igor e Light, state mandando una sub per volta o è Twitch che le ha sminchiate? Devo capire sta cosa. E Andre scrive, questo è quel potere che tutti chiamano Bankai. Allora, Andre, grazie mille. Io li ho già questi oggetti, che sono i miei attrezzi della survival. Però stanno arrivando altre sub uniche. No. Oddio. Calmi. Igor ha donato la sub a Chris Cinematic Universe, a Ven e Antox. Grazie ancora, Igor. Dicevo, non li butti mica, ma certo che no. Li mettiamo. Aspetta che Andrea ha regalato la sub ad Alexina. Light l'ha regalata a Checco Gamer. E io non sto capendo più niente. Questi qui li lasciamo di backup nella zona del letto, che non trovo mai. Dove minchiazza l'ho messa? Dove sta? Shelder con la livello 2. Grazie, Shelder. Shelder Owo. Ma è una nuova sub? Ma io mi ricordo questo nick, scusami. Vabbè, grazie per la livello 2. Ti è uscito anche il cagnolazzo. E Giulia regala una sub a Bad Ghost. Mamma mia, raga. Igor regala una sub a Lorenzo Ceppone. E a The Zardark e a Septile. Ma allora, Igor, stai facendo apposta, per forza. Mi stanno trollando. Secondo me mi stanno trollando. Light la regala Felix. Dove cazzo è il letto? Ma è possibile che non trovo mai sto cazzo di letto? È più vicino? No. Oh mio Dio, Light la regala Jerry che spotta, Igor, una Nvidia Players, una ad Alexis Maximus e una Player NKZ. E Light la regala a Enrico e io non sto capendo più un cazzo di niente. Anche Manuel ne regala una a Lorry Baca, ma raga, ma che succede? Allora, io mi sento molto stupido in questo momento, però io avevo messo una torcia qua da qualche parte. Igor la regala Tech. Così, hai beccato Tech. Light la regala Siberius. Igor la regala Avalon. Vabbè, ma ragazzi, faccio la live così a leggere la chat. Igor la regala a Munalim. E Light la regala a Crive. Che commentari appassionato. Manuel regala sub a Galan. Igor la regala Sailor Moon is nice. Giusto. Che bello che era Sailor Moon. Mamma mia. Guarda quanti minerali mi sto facendo. Oh, ma scherzate. Swattacchione, grazie per la livello 2, bentornato. E abbiamo anche il tuo cane. Ecco cosa non ho messo nel pack: le texture dei cani. Mi sono le shaders, raga, le shaders, un attimo. Ma qua stiamo facendo casino. Aspetta, calmi tutti. Allora, Igor la regala a Capangi. A Lonnie, Light la regala a Drass Legend. Ragazzi, ho capito che la live sarà così.
Allora, io adesso vado in Spectator perché sto impazzendo. Dove cazzo? Eccolo! Ma, cioè, è un'ora che lo cerco, ma ti sembra normale? Oh, e qui mettiamo il backup, ce l'ho fatta. Light la regala a Foca Monaca, cazzarola. Emanuel regala una Saba a Cavolfioro. Igor a Gnegna. E santo Dio, e non la finiamo più. Non stanno uscendo i creeper in tutto ciò, eh. Non stanno uscendo i creeper, è una figata. Com'è che non escono creeper? Tutti minerali e merde varie. Allora, Igor regala Saba a Timmodod. Light la regala a Gabriele. Simonelli, Igor la regala a Mr. Bracco. Io ho paura di andare in casa perché mo mi escono i creeper. Eccolo, appunto. Eccolo. Igor la regala a Cimon08. Che ha fatto uscire il creeperino. Light la regala ad Alessio. E io mi metto qua fermo. Inizio a leggere tutte le sabbe e basta. A sto punto. Io aspetto. Basta. Io aspetto. Sto fermo e aspetto. La mia tosse non sta ringraziando. Possiamo entrare in casa? Paurissima. Allora. Lo so che qua le scale sono un po' fottute. Allora, dobbiamo droppare un po' di roba in questa casetta. Molto bene. Molto bene. Si sono stoppate le sub. È vero, è vero. Passo per vedere se anche qui ci sono problemi. Ci sono problemi, Nico. Ti confermo che anche qui ci sono problemi. Mi hanno segnalato qualche baghettino. Grazie, Andre, del forza campione, addirittura. Allora, la crafting era già qui. Sì. Le facciamo così. E facciamo così. E qua mettiamo già a posto. Ok. A te che ha dovuto anche staccare. Mazza, addirittura. No, qua per ora quello no, per fortuna. Light regala una Saba a Manti. Giulia regala una Saba a Xfede. Io scappo da casa, capito? Igor la regala a Giovane. Il fiore lo mettiamo qui. Ah, facciamo una bella cosa. Visto che c'è un attimo di incertezza. Qua stanno volando sub a profusione. Quante sub sono arrivate? Non lo so, ma cioè, Igor ne ha droppate 27 per dirvi. Light regala la sub a Ricky Pro. Allora, io intanto farei così, guardate. Ci prendiamo la barchettina. E andiamo un po' a esplorare mentre piovono le sub a Cagnolino, a DR Gaster e poi Manuel che la regala ad Alexander Lyons. Benvenuti a tutti. Allora, ragazzi, io spero di non dover staccare la live. Cioè, sta andando tutto bene per il momento. Light regala una sub a Matte Manzo. Andre regala una sub a Mada Tommy. C'è della follia. C'è della follia incredibile in questa serata. Ricordiamo che in tutto ciò, questa è una versus. Smemorandre, grazie ancora Light. Reiectus, regalato da Igor, che la regala anche a Drake, ad Alberto. E qua c'è una casa. Fermi tutti, c'è un'altra casetta. Con un camino che è acceso. Non l'avevo vista sta casa l'altra volta. Light regala una sub a Lorenzo Official, e certo. Ah, ma i cani mi stanno seguendo, merda. E questa casa mi sa che è un dungeon, perché... Ma che testa c'ha? Sei un pesce gigante.
Via. Pozione di fortuna. Igor regala la sub a Saizen e Light la regala a Dommy Sannino. Giustamente. Qui c'è un altro di quei pozzi che sono super safe. Ma... Ma l'altro pozzo non aveva l'effetto così, oh! Ho appena detto che è safe, cado dentro e c'è... C'è il wither, c'è l'effetto del wither. Ma non so. Ho fatto un fail incredibile. Allora, devo portare i cani indietro. Capito. Attenzione, Nikito! Fa una sub da solo! Grande Nikito, hai spezzato la combo di sub regalate con un bel Prime. Intanto Igor l'aveva regalata anche a I Marcoli. Ok. Direi ok. Allora, Miki dice, se regalano a me, spacco la tastiera da gaming nuova. Miki, guarda il simbolino che hai in chat. Ti hanno già regalato la sub. Auguri con la tastiera. Allora, devo portare i cani a casa, perché loro non devono seguirmi. A me, oltre il bug della skin, si sono resettati... No, tutti gli achievement dopo lo snapshot. Cosa posso fare? Se hai un bel backup, rimettilo. Se non hai un bel backup, niente, sei fottuto. Io non aggiornerò a sto punto, perché ho capito che è buggatissimo. Allora, le sub regalate arrivano a caso, a meno che non scelga chi la regala di targettare un utente. Queste sono tutte casuali, ad esempio. Infatti Igor l'ha regalata a Proc. Se andiamo avanti così finiscono le persone a cui donare. Guarda, è impossibile. Potrebbe prendere un qualsiasi utente su Twitch una volta finiti i follower, ad esempio. Credo che la sub vada random a chi segue il canale. Nel senso, a chi segue il canale che se lo guarda. Anche senza follow, forse, a volte. Però se sei in live, hai il follow e cose così, sicuramente sarà... Penso sia più probabile. Oh mio Dio, mio Dio. Allora. Cibo. Legno. Ok. Allora. Pare che dopo questa prima mezz'ora pazza... Dove sono i cani? Arcan. Ho letto ora il gioco di parole. Shelder. Eccoti. Svattacchione. Pare che dopo questo inizio pazzo le sub siano finite. Quindi possiamo iniziare a farci un bel giro. Direi di concentrarci un po' sull'esplorazione, mentre Igor regala due sub a The Dragon e a Diegos. Ovviamente. Concentriamoci un po' sull'esplorazione. Cominciamo così, perché è stato un inizio abbastanza caotico. E Light regala una sub a Craspir. Oh mio Dio. Allora, che asmer, ragazzi. C'ho qua la gola distrutta. Ultramatti, benvenuto, grazie Light. Manuel anche, la regala a Michito Gallo. Igor regala la sub a Francesco, invece. E io parto per l'esplorazione. Quindi l'idea è vedere se così per culo... Grazie per i bits.
Eren Senpai ne sarà lieto. Kane, attenzione, 1500 bits, magia magia, non sono una sub. Ah, stavo dicendo, come no? Sei, sì che sei sub. Ah, non è una sub che arriva. È arrivato il Grazie Super mille, Enalotto Eren e, Senpai ne sarà lieto. guarda caso, mi è arrivata la verga di Kane. Vabbè, vedete, la verga di Blaze, in questo caso di Kane, che ha Fire Aspect X e Sharpness X. Raga, che culo. Questa praticamente ci vado dagli animali, li sciotto e li cuocio direttamente. Possiamo droppare la spada. Top arma. C'è un galeone. Non è quello che cercavo, ma c'è un galeone. Ok. Roma ha mandato dei bits. Asmr ad ogni sub e... Ciao. Potrei, penso, morire. You are a pirate. Ma come? Quanto è safe questo coso? Stavo dicendo, ma di che legno è fatto? Ma è il legno di Crimson, ovviamente. Buongiorno. Possiamo rapinarli senza farci vedere? Smeraldi, diamanti, oro. Beh, questo sicuramente è meglio di questo qui. Hai capito, sti pirati? Sti pirlati, anzi, che non si sono accorti che sono entrato nella loro nave. 61 di ferro! Mizzega! Si gode! Bellissimo. E se proviamo a salire? Buongiorno. Voi mi sapete di molto pericolosi. Però io ho la verga, posso spammarvi di fuoco. Ci provo. Ecco Igor che ne regala un altro, ovviamente. Ad Alexina Gamer. Ehi, no, 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 no. Fermo, 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 fermo. Che fai male. Fermissimo. TNT? Polvere a sparo. Potrei farli saltare la nave, ma mi sa che salterò io dalla nave. Igor la regala a Pescatrauls e Laita Striker. Non può durare tutta sera questa cosa, vero? Cioè, ci sarà un termine a queste donazioni folli. Per forza. Allora. Questa nave è interessante. Però un bel relittino sembrerebbe non esserci. Quindi ci facciamo ancora un giretto della costa. Se non trovo. Qua ci sono anche i coralli. Top. Se non trovo. Ma aspetta, qua c'è il deserto. Andiamo nel deserto. Cambio di programma. Perché stavo dicendo che se non trovo il relitto sulla costa, si andava vicino a casa a cercare sott'acqua. Che è un po' più sbatta, ma comunque si trovano uguale. Allora. Vediamo un po', perché ho già visto qualche strutturina nel deserto. Qui c'è una foresta di funghi sotterranea. Però finché ci sono queste strutture che mi viziano così nell'overworld, ciao alle rane anche, non credo sia il caso di dover andare sottoterra. Questo pozzo. Ok.
abbastanza deludente. Proviamo a vedere un po' di qua. Vediamo. Perché hai la verga in mano? Perché sono uno scostumato e mi piace tenerla in mano ogni tanto. Sono in 1.18 come versione. Quando lo continui il progetto del laboratorio segreto e quando facciamo la survival lo continuiamo volentieri. Considerate che domani c'è il contest. E tra l'altro ne approfitto per avvisarvi che dato che di solito... Adesso andiamo a vedere lì. Di solito io il giovedì non streamo, ma domani sì. Non ci sarò il venerdì, ma non ci sono neanche sabato. Ok? Quindi poi ci sarà il contest domani e qua non c'è un cazzo, mi sa. Trappolino, grotta, ok. Ci sarò domani e poi ci rivediamo direttamente domenica. Perché è il compleanno di Karen e mi prendo 2 serate libere apposta. Gigio, grazie per i 2 mesi. Bentornato. So che vi dispiace, però dai. Ogni tanto capita. Può capitare. Ok, questo sembra... La stava crollando della sabbia. Questo sembra tipo... un artefatto egizio, ma non c'entra niente con le piramidi. Ha un tema il contest di domani? Ha un tema il contest di domani e non solo. Anche quello successivo ha già un tema. Perché qua si ride e si scherza, ma... poi ci sarà anche da fare un rivia all'importante. Cibe, allora, il cambio dell'host del server lo farò appena è possibile, cioè dopo il contest sicuramente, però permettimi di dirvi che... dirti che non sarebbero affari tuoi, eh? Va bene tutto, io investo sul server, farò un upgrade della macchina, ve l'ho detto, però quelli sono cazzi mia anche. Considera che sta laggando la team stasera, probabilmente hai avuto problemi di connessione, non c'entra il server, non per forza c'entra il server. Se c'entra il server, portate pazienza, si cambierà host appena possibile. Non hai team. Allora, la team, che è la Telecom, dovete capire che non è che se tu non hai la loro connessione sei totalmente al sicuro. Dato che loro sono proprietari delle infrastrutture e molti altri operatori si poggiano sulle linee della Telecom. Quindi tu magari hai, non so, operatore X, però usa le linee della Telecom. E quindi magari se c'è un problema... lo hai comunque, lo percepisci comunque. Infatti per quello spesso c'è confusione in merito. Penso non solo la team sia che laghi. Non lo so, sta laggando Twitch. Piramide! Raga, questo potrebbe essere un momento importante per la serie. Molto importante. Igor regala la sub a Polk. Ecco che si parte. La team dovrebbe essere la migliore perché ha più infrastrutture. Però se ha un problema, il problema a cascata lo dà nel sederino a tutte le altre, come dire. Light regala la sub a Maria Pia. Grazie Light, e tu muorici subito. Allora, la cosa è molto semplice. Molto semplice. Eccolo! Lo sapevo! Igor regala una sub a Chris, che si trasforma in un creeper. Ok. No, non attaccatemi tutti ora.
Ok. Allora, fermi. Già sapete come funziona. Lo sapete benissimo. Inutile far finta di niente. Chi vorrà ostacolarmi si starà già preparando. Allora, è necessario fare una cosa importante. Eccolo, eccolo. Fastidioso, maledetto. Ma non darmi fuoco anche a me. No, non posso usare l'arco. Non ho infinity. Ok. Igor, regala la sub a Dani Ronzo. Io scarico un po' di robetta qua dentro, direi. Un bel po' di robetta. Queste no. Paura che mi mettete il creeper perché siete degli infami, io lo so. Fanculo! Toglile! Ok, tolte, tolte, non ci sono più. Non c'è più l'incubo. Dai, ti prego. Dai, cazzo, ti prego. Grazie per i bits. Eccolo, eccolo, si inizia. It begins. Lo sapevo, guarda che mi vogliono bloccare subito. Chi è stato? Jank, ovviamente. Fermi, fermo lì, maledetto. Ok, mangia. Ancora c'è, oh! Ma che Riptide, dai! Non c'è, raga, non è spawnato. Non è spawnato, cazzo. Ragazzi, qui dentro potevo trovare il primo occhio dell'End. La prima chiave del portale non è spawnata. Non è spawnata. No, 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 nell'acqua. Oddio, che safe che ho fatto. Madò, che safe. Ok, dobbiamo scappare subito. Via. Via. Mamma mia. Jank regala la sub a Florimoli e Igor a Ducci. Mentre Leo ha fatto la livello 2. 25 mesi, chissà cosa faccio uscire con sta livello 2. Un bel cagnolino, Leo. Purtroppo, raga, la piramide non ha portato i frutti sperati. Ne dovremmo cercare un'altra. Nella piramide, dicevo, si potrebbe trovare... Che cosa c'è lì? È un villaggio? Non so se vale la pena fermarsi. No, torniamo a casa. Si potrebbe trovare la prima di 12 chiavi che ci servono. E ovviamente non c'era. E laggiù c'è un altro villaggio, si direbbe. Un po' strano, però. Ha delle strutture insolite. Che villaggio è? Sì, beh, è un villaggio, però ha appunto delle costruzioni particolari. Questo prendiamo tutto. Mi spiace. Leviamo tutte le scorte villici. La chiave non è rara come la Notch Apple, però non spona sempre, purtroppo. Cioè, dipende. Alcune di queste chiavi sponano sempre, altre... No, perché tipo... Cioè, teoricamente tu dovresti poter trovare... Che è successo? Ah, Igor ha regalato una sub a... Il 007.
Giustamente. Dicevo, le piramidi ne dovresti trovare tante in un mondo, quindi non ti dà il drop assicurato. Fa niente, dai, fa niente. Ci sarà modo di rifarsi. Per il momento, torniamo verso casa. Ah, mi serve il cane di Leo. Dov'è il cane di Leo? Signor cane di Leo. Che cazzo è finito? Lasciami pure lì. Ma come? Ma, vabbè, tornerà. Tornerà. Sapete come sono i cani? Spariscono, poi dopo 20 episodi tornano per qualche motivo. Ceont, grazie per i 29. Bentornato. Allora, questa esplorazione poteva essere una gran figata, però purtroppo è andata male. Adesso torniamo verso casa e diamo un'occhiata alla... Grazie, Penguin. All'oceano davanti a casa, sperando di trovare un relitto. L'obiettivo è trovare la mappa del tesoro nel relitto per poi cercare il tesoro. Allora, Penguin, tu guarda, mi è scaduta la sabbia, ne approfitto per dirti che sei il migliore e che un uomo entra in un caffè. Splash. Vabbè, allora. Hai detto una roba fighissima e poi hai rovinato tutto dicendo che sono il migliore. Cioè, Penguin, ascolta. Occasione rovinata. Cosa c'è qui sotto? Ha una strutturina così fine a se stessa, estetica. Vabbè, si apprezza. Dopo Fortnite, vediamo. Non vi so dire se. A seconda di come procede la serata, vorrei fare comunque una live bella pregna. Vorrei raggiungere subito dei risultati. Speriamo in bene. Buonasera, ho avuto una brutta giornata. Spero che la Versus stia andando meglio. Per ora non mi lamento. Eren, che faccio? La faccio la 1K? Igor, quanto ti manca? Beh, a sto punto ti direi proprio di sì. Allora, io ero passato da qui, giusto? Potrei essermi perso, eh? No, penso sia giusto. Vado. È il mio compleanno, ma mi hai già fatto gli auguri sul gruppo Telegram di Karen. Piccolo riassunto della serie finora. Vabbè, intanto auguri ancora. Abbiamo trovato una piramide. Pensavo di trovare la prima chiave del portale dell'End, ma è andata male. Non c'era. Cos'è questo, invece? Ah, lì c'è un pozzo anche. Cos'è? Una mineshaft? Uno spawner di scheletri! Di zombie! Raga, gli spawner sono una figata pazzesca, ve lo dico. Allora, però calmini voi perché le mie armature non sono così buone. Intra, intra, intra. Eccoci. Eccolo. Ovvio, palese. Questo, ragazzi, è uno spawner. Cioè, avete presente gli spawner, gli scatolotti brutti? È così. Ha più livelli. Mela d'oro. Non si butta via, direi. Prendiamo volentieri. Prendi anche questo. Maturino. Paletta. Vediamo un po'. Con le teste di zombie. No, col piccone si prendono queste.
piccolo trofeo da portarci via. No, Zalka, che palle! Sarà lieto. Ma che palle! Madonna santa! Mamma mia, che fastidio quando fate sta roba. Allora, calmi. A posto. No, è a posto il cazzo, a posto. Perché bisogna farlo? Appunto, è la domanda, non è un'affermazione. Perché bisogna fare sta cosa? Perché? Fortuna. No, non ne vale la pena. Ma è fottutamente enorme sto coso. Allora, io sto esplorando. Non so se ci sia una chiave nei dungeon. Vi dico la verità. Scheletro con la spada di ferro. Ok. E no, 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 calmi. Qua c'è sicuro una chest. E invece c'è uno spawner. Ma che cazzo. Eccola la chest. Vabbè, diamantino. Ok, però è un loot abbastanza... abbastanza debole. Di qua. Channeling Power 3. Spada di diamante. Ehi, però. Mica male. Merda, merda. Sto esagerando. Ok. Posso spammare. Ok. Allora. Sto scherzando troppo con il fuoco. Mi sa tanto che ce ne andiamo su. Ci ritiriamo per deliberare. Che cazzo è sta stanza? Thorns. Thorns top. Prendi. Qua. Ma sai che anche questo? Tutto sommato. Si prende volentieri, eh. Ma dai, sono giganteschi sti dungeon. Sì, credo ci fosse proprio uno spawner di mini zombie, esatto. Buonasera Soul Blaze, buonasera. 51, dai, esci da questo buco infernale. Dobbiamo tornare in base subito. Ok, ci siamo. Vai. Perfetto, è stato interessante, ma ora ce ne andiamo alla grandissima. Grazie Silvi per i 23. Ed eccolo, Igor, che droppa la... Ma... No, Giulia, no! Allora, dicevamo, Igor ha droppato la millesima sub al canale, regalandola a Quatarpas. Grazie mille. Oh no, non volevo dirlo così, è stato strano. Igor, grazie di tutto il suo supporto.
quando ci vediamo nel server anche domani, dovrò darti come ricompensa la tua stessa testa custom. Cioè, la testa della tua skin come testa unica nel server. Eh sì. Eh sì. No, sono diventato Erenino, tutto ciò, che palle. Allora, in tutto ciò, ragazzi, noi siamo molto distratti, però Giulia ci ha fatto un bellissimo regalo, ovvero la donazione di Erenino. Adesso non riesco a leggere il messaggio. Ecco, proviamo come funziona, un nuovo punto di vista. Guarda, bastava chiederlo, l'avevamo già vista in passato questa roba, quindi potevamo anche evitare, eh? Però adesso sono alto un blocco. Per fortuna abbiamo il secchio, che è l'unico modo che ho per saltare un blocco di altezza, senza avere i mezzi blocchi. Quindi almeno quello. Io comunque non so se è la strada giusta, sono molto confuso. Ah, giustamente, lol, va bene, le barche sono abbastanza ridicole. Per quanto dura? Allora, il problema di Erenino è che è infinito. L'altro problema mio in generale è che non so le coordinate della mia base. Sì, fino alla morte, certo, la morte nel bene o nel male va a toglierci tutto. Cos'è quella roba lì? Vedo. Oh mio Dio, è una montagna estremamente verticale. La torre! Ok. Se lì c'è la torre, vuol dire che non siamo troppo lontani da casa. Quella la dovremo esplorare prima o dopo. Ma basta cadere nei buchi, osti. Dai, santo cielo. Ma Igor, perché ne hai donato un'altra a Davide Serafini? Io pensavo ti fermassi a 1000, Igor. Invece regala anche la 1001. Grazie, Igor. Allora, io credo di dover andare da questa parte. Beh, perché non si può? No, beh, certo che si può. Dai, che a 2000 sub ricevi la seconda testa. Cioè, non è vero, non è mai successo. Sto dicendo una roba a caso, però volendo. Così diventa palindromo. Effettivamente 1001 è un bel numero. Madonna santa. Queste shader sono le complementary, non sono le Sildurs. E ormai uso queste da parecchio tempo. Allora, io ho un problema. Devo soffiarmi il naso tantissimo. Quindi, dato che non posso rischiare di morire esploso dai creeper che arrivano, mi metterò un attimo in pausa. Tanto sali qui. Stavo dicendo salisci. Aiuto. Allora, mi fermo un attimo. Mi muto, soffio il naso e torno.
Avete presente quando c'è un raffreddore, una tosse in questo caso, che al posto di passare si evolve. Quindi da che avevo la tosse, adesso ho la tosse e il naso tappato. No, è proprio perché, cioè, soffio il naso, però è tappato, non si stappa, non si stappa, non è tutto inutile, in realtà. Oddio, una... No, Roma, ti prego. Ha fatto ancora il renino, cazzo. Mosso alto, mezzo blocco. Io non so dove sia la mia base, raga. Non lo so. Come faccio? Ditemi come faccio a tornare a casa. Secondo me più o meno la zona è questa, però. Aia. Fai così. Crafta una bussola? No, 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 no. Devo solamente capire dove sono. D'altro canto. D'altro canto, potrei essere stato molto fortunato in questo caso. Ora, riuscirò a entrare nella barca? Dai, ti prego. Ti prego, entra in sta merda di barca. Porca troia. Ma dai. Non posso entrarci. Allora, la casa è lì, però sono lentissime. Sono minuscole, quindi sono lentissimo. Ogni volta che mi dimezzo d'altezza è come se raddoppiasse la distanza anche. Capite? Andiamo a piedi. Madonna, come sono lento! Madonna! Roma aveva scritto cucciolino nella donazione. Ma Roma, santo cielo. Igor ha regalato la sub a Natural Dark e adesso anche ad Andrea. No, sbattacchione, tu non sei tentato. Devi stare proprio tranquillo. Dai, madonna, non arrivo più. Io mi uccido adesso, mi lascio in Minecraft, signor Twitch, in Minecraft. Mi lascio sopraffare da Poseidone, mi lascio all'oceano, così che poi rinasco alto e vado a riprendermi le cose. Questa è la mia velocità massima! Dai, minchia, ragazzi, io devo fare un botto di roba oggi. Grazie Jack per i 19. Buonasera, spero tutto bene. Buona levozza. La ringrazio. Ok, siamo a metà strada più o meno. Santo cielo. Santo cielo. Fossimo su YouTube ci starebbe un taglio gigantesco qui. Igor, grazie ancora. Sub a Giurand. Ma allora, Igor, non ti sei fermato a 1000? Non ti sei fermato a 100 mensili? Non mi starei puntando al top donator questo mese. Qua, se no, ci parte la guerra totale. Il top è light. Vedremo. A tal proposito, il top donator si chiude domani sera, avviso. Dato che poi non ci sono gli ultimi 2 giorni del mese, domani sera è l'ultimo giorno. Vai, un blocco per volta. Riusciremo a salire.
Nessuno ci ha creduto, ma siamo tornati a casa. Eccoci. Buonasera, sono tornato. Belli i fiori del TVB. Eccoci qua. Oh, mamma mia, quanto spazio, eh? Mamma mia, quanto spazio, che bello. Diegone, grazie per i 12. Aspettavo da giorni questo momento. Un anno di sub, il giorno del mio compleanno. Diegone, tanti auguri. Che ricorrenza particolare. Madonna, c'ho una. Sta cazzo di tosse. No, Flame, mi ha messo la bedrock. Ma dai, ma sono appena tornato, Flame. Ma risparmiatemi un secondo. Voleva farmi sicuro la chest. Sicuro. C'è un bel blocco di bedrock adesso. Oh mio Dio. Allora. Se spawno un creeper, come scappi? La risposta è no. Semplicemente no. Non spona e non scappo. Questo me lo tengo e questo me lo tengo. Ti puoi rimpicciolire all'infinito? Purtroppo sì. Purtroppo può succedere. No, Igor! No, 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 mi hai rotto la casa. No, Igor, cazzo, non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Eh sì, è morto un cane. È morto anche un cane. Mi sa che era forse Arcan. Caprette magiche, dice Igor. Mentre Flame, un ricordino. Domani per il contest, quanto metti di slot? Dopo questa, per ripicca, perché sono arrabbiato, li metto a 1. No, zio, no. Allora, scava qua. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Capre giganti. Meno male che ho la verga, ragazzi. Basta dire bro, che palle! Mi devo avvicinare tantissimo per colpirle. Ah, un cane vivo. Top. L'attacco delle capre giganti. Già. Fa molto ridere. Fa molto molto ridere. Me ne rendo. Dai, Madonna, Igor. Madonna. Ma non è possibile, cazzo. Allora, Igor, non pensare di cavartela così facilmente. Ma no, tanto mi hai solamente rotto la casa. Ma sì, dai.
Non si spacca, vai che c'è l'acqua. Allora, da qui non riesco, no? No, raga, io sto diventando matto. Come cazzo faccio? Senza acqua muoio, se cado muoio. Tocca far così. Top number one. E certo. Ok. Eccole! Morite! Bestie! Via, via! Fanculo! Mi son giocato la collaborazione con la PETA, sicuro qua. WWF, eccetera. È una mattanza. È una cazzo di mattanza. Grazie per il video. No, Zalka, dai, madonna. Ma siete dei pazzi, cazzo. Ma cos'è, un... è un palazzo di capre. State facendo un grattacielo di ossidiane e capre. Allora, in questo piano non sono ancora finite! Dai. Dai, cazzo. Poi devo anche togliere tutta l'ossidiana. Devo togliere tutto e far tutto. Almeno la musica, spegniamola che cioè si capisce un cazzo qua. Ogni volta sono 32 cap, 32, eh. Niente, Arcan è stato slenato. Shelder! Ma no! Era uguale alle capre, tutto... Io vedo solo delle zampe bianco! Ho ucciso pure il cane! Ma vaffanculo! Ma povero cane, povero Shelder! Che palle, oh! Che cattiveria! Non l'ho visto che era un cane! Sto smitragliando le cazzo di capre odiose! Muori! Vaffanculo! Non ti salverai tu, proprio tu. Godo. 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 Adesso con molta calma cerchiamo di salire. Qua 20 piani devo farmi, cazzo. Uso la verga perché è fortissima. Avevo già letto tutte le donazioni, sì. Oddio, Zalka, se hai scritto qualcosa coi bits me lo son perso, mi sa. Dov'è? È qui. Ah, ce l'ho fatta. È fatta. Ah no, c'è un altro piano. C'è un altro piano, ma... Non ho parole.
Diceva solo che voleva aggiungersi. Ah no, Igor, non ho letto la tua. Esatto, dell'EBL-TVB. Chiedo umilmente perdono. Mi sono fatto prendere. Ah, ma sono fan delle capre, bro. Ok. La risposta è no. Comunque, non perdono nessuno. E Flame cosa aveva scritto? Un ricordino. Tutte io ce le ho oggi, cazzo. Tutte io. Ok. Andiamo. Vabbè, dai, non sono più piccolino. Vaffanculo. Va bene così, dai. Fanculo. Igor, regala Saba salute. E ormai tu e Raffreddore siete i migliori amici. Ma io lo odio personalmente. Poi non so lui. Il letto! Il letto! Il letto! No! No! Il letto! Il letto, cazzo! Avevo dormito! Non ho settato il letto fuori! Figa! C'è anche Liam Wider qua! Dove sono? Col cazzo, Andre, col cazzo! Che mi prendi? Sono Flash, figa, non mi faccio prendere. È vero, è giorno. Andre, è giorno, i ragni non attaccano di giorno. Però dove è il mio letto, le mie cose? Dove sono? Guardali lì. Adesso però è notte. Vabbè, si gode. Dei ragnetti neutrali. Un Wither, bellissimo. Che si fa i suoi giri. Non vedo perché disturbarlo. Allora, adesso ragazzi, diciamo che abbiamo un piccolo problema. Devo ritrovare il villaggetto dove mi ero messo all'inizio. Esatto. Però aspetta che ci servono questi. Grazie Igor che dona una sub ad Andrea e mi droppa un po' di escrementi che non fanno mai male. No, non voglio esplorare Roma, stai tranquillo. Sto bene così. Ma dov'è il villaggio? Dove cazzo è? Morirò. È chiaro che morirò. No, 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 no. Dammi un po' di carne, allora.
Ma dov'è sto villaggio? Grazie Dark, che mi dà uno stack di cibo. Oh, finalmente qualcosa di buono. Mamma mia. Che gentilezza il signor Dark. Un bello stack di pesciolino cotto, di salmone, e si vola. Krennic, grazie per i 15. Non ci sono stato per un po', ma ho deciso di tornare. Bentornato, Krennic. Maledetto! Maledetto! Allora, senti. Andiamo verso nord. Perché a nord c'erano cose, ok? Quindi tanto vale. Igor regala la sub a Rich. Rich LB. Io non riconosco sti posti, però. Cioè, sono tanti biomi simili, però non so se eravamo passati di qua. Può essere, eh? Qua ci sono delle montagne abnormi. Non ho perso tutto. Ho perso il letto, quindi sono spawnato a Roma. Quando è il prossimo VIP in palio? Non lo so. Sicuramente... ormai aprile è finito. A maggio lo faremo una volta. Anime. La bussola non mi indicherebbe casa, però. La strada è giusta. È assolutamente corretta. Ci servirà una barca appena troviamo il mare. E poi dovremmo essere sulla buona strada, perché le coordinate mi sembrano quelle. Allora, intanto. Dovrebbe indicare il tuo spawn. Il mio spawn è andato perduto, quindi non lo indica. Mi indica lo spawn del mondo. Ah, non mi si caricano le donazioni. Zalk, ma guarda, ti dirò. Zalk, ho detto Zalk. Dark, ti dirò. A me sta bene. Erennone, a me sta bene. Lì c'è un tempio. Interessante. Però non credo sia il caso ora. Nuova ship. Ma guarda, se vogliono, io di certo non mi oppongo, anzi gli do la mia benedizione. Airdrop Flame, grazie mille per l'airdrop. Però c'è un problema, io come lo prendo questo airdrop? E non posso prenderlo. Aspetta, mi prendo le coordinate perché non ho il piccone adesso. Ma tecnicamente eravamo di qua.
Guardiamo un po' in F5, che è sempre bello vedere Erennone che corre. Come prendo il loot della mia morte? Allora, hai sollevato un problema che effettivamente non avevo valutato. Come Rennone io non posso prendere il loot della mia morte. Io dovrò morire prima, di nuovo. Allora, la casa l'abbiamo trovata. Tocca che... Sì, tocca morire. Ma dai, santo Dio! Non posso settarmi lo spawn se ci stanno questi. Come faccio? Sì, mi segno anche queste. 1.8 350, negativo. Dobbiamo scaricare un attimo i chunk e aspettare il giorno. Ma sarà un lettino qua, intanto? Mi serve un letto rapidissimo. Come far away, dai. Dai, santo cielo. Ma non è far away. Oh. Ok, ragazzi, ho un piano. Grazie Umbix per i 15 mesi. Il piano è... Va bene. Va bene, calmi, va benissimo. Va benissimo così. Sono morto. RIP, sono morto. Eric, grazie per i 31. Bentornato. Ora, respawniamo ad altezza normale, però. Prendiamo tutto e andiamo verso la casa. Che sta di... ma santo cielo, basta cadere. Che sta di qua, giusto? Igor regala una sub ancora al loco. Grazie, Igor. Sì, sta di qua. Allora, andiamo a casa. Tento di recuperare tutto, sperando che ci sia ancora la roba, perché non lo so. Non ne ho idea. Intanto, leggiamo cosa aveva scritto Dark. Con il cibo è arrivato Just Eat. Ah, Andre aveva scritto salute spawnandomi ragni prima. Poi Dark ha detto Sasageyo, divento gigante. E Flame dice vediamo cosa viene fuori. Però lo dobbiamo recuperare poi, purtroppo, il piccone. Benvenuto Pelloz, grazie per la sub. Raga, ci siamo. Adesso, primissima cosa da fare è segnare lo spawn. E ovviamente non trovo la torcia. Vabbè, lo faccio dopo. Ho capito. Questo è un problema. Mob in casa. Muoviti! Vai, prendi tutto, sti cazzi se muori. Devo recuperare tutto. Va bene, va bene, va bene. Acqua. Va bene, va bene. Ho recuperato tutto. Ho resettato il timer. Torniamo.
Ah, cazzo, non ho preso il letto, è vero. Mamma mia. Non ho preso il letto. Non ho preso il letto. Pellots, punto esclamativo server, bravissimo. Quali sono le mod? Non si dice quali sono le mod. È un mod pack personale, sono un insieme di tante mod molto fiche. Non è stato molto sicuro farti esplodere un creeper accanto. Non è che gli ho detto io di far di esplodere, cioè stava lì. Allora. Eccolo. Preso. Cane, vieni con me. Chi sei? Umbix, mi segua. Perché qua è tutto rotto? Igor regala una sub a Libro Libro. Grazie, Igor. Prendi tutto di nuovo. Affrettati. Dov'è l'armatura? Una torcia, una torcia. Niente, zero torce. Davvero? Che questa è una buona idea. Devo recuperare quanta più roba possibile. Torce. Torce, torce, torce. Torce, 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 torce. Ma che cazzo sto facendo? Vai! Niente. Ah no, aspetta, aspetta! Il lusso, il lusso! Il lusso! Lusso sfrenato proprio! Arma, vai! Mano secondaria, dov'è il buco? Vai, vai, che ti spacco tutto! Ti spacco tutto! Torcia. Madò. Raga, ce l'abbiamo fatta. Ho recuperato il recuperabile. Quello sotto... Beh, quello sotto non c'è finita la roba, dai. Non penso. Però ci mettiamo anche qui un po' di torce, così. In caso siamo pronti. Siamo usciti da questo casino. Ce l'abbiamo fatta. È ufficiale. Adesso sistematina a tutto l'inventario, direi. Teniamo questi. E ci facciamo... No, ho già i barili. Mettiamo i barili. Ecco. Allora, la situazione per il resto non è delle migliori, purtroppo. Dobbiamo ammettere anche questo. Quindi, intanto mettiamo le robe incantate. Poi facciamo un secchio d'acqua, che ce l'ho. E io mi farei un bel giretto... Per cercare questa chiave dannata. Perché la casa me l'avete distrutta. Bisognerà cambiarla. Quindi già iniziamo con questa storia. Però
se cerchiamo un relitto potremmo trovare la prima chiave del portale, che sarebbe già una bella vittoria. Magari con una bella barchetta. Perché non crafti uno scudo? Hai ragione, adesso lo facciamo. Allora. Non ho più legno, vero? Ecco. A posto. Fai una casa all'interno dei cubi di ossidiana. Non credo siano proprio il massimo, ti devo dire. Bene, ma l'ingresso dall'albero è perché sei ecologico? No, è perché sono stronzo e ho una casa fatta di cubi di ossidiana. Evidentemente. Ah, meraviglioso con le shaders. Però questo fondale non sembra offrire un granché. Allora, l'obiettivo è cercare un relitto, come vi dicevo. Sperando di trovare la mappa del tesoro. Solitamente nei fondali ogni tot spona qualche relittino. Almeno nel fondale, cioè, dovrebbe esserci. Che mod uso per la generazione del mondo? Allora, se arriviamo a 200 sub di Igor, te lo dico. Igor regala una sub a Diego. Grazie ancora. Dai, a parte gli scherzi, si chiama Terralif. Lo sapevi che se ti scavi sotto i piedi hai solo il 12% di possibilità di finire nella lava? Sì, beh, non è così comune la lava nel sottosuolo. Dovrebbero rifare i calcoli in 1.18 comunque. Dato che è cambiato un po' tutto. Che immagine mistica. Sembro quasi divino. Ok, forse non è una buona idea. Ma tu lo sei? Oh, che cosa bella, grazie Neko. Tu sei mistico addirittura? No, preferivo divino però. Ti devo dire che la divinità non mi dispiacerebbe provarla. Cos'è quello? Sì, sì, ovviamente divino si intende di staccato vino, è ovvio quello. Ma non c'è un cazzo su sto fondale. Divino è un po' troppo per te. Ma dice che io sono così elevato che anche il divino non mi si addice. Quindi sono tipo... non so, un essere ultradimensionale o qualcosa di strano. Vabbè, grazie, imperatore, per questo complimento velato. Dai, comunque abbiamo un problema, perché qua non sembrano esserci barche. Ho un'idea riguardo un possibile collegamento tra la lore del gioco e il drop del Warden. Il Warden che droppa il Catalyst potrebbe essere che lui è la causa dello Skulk, semplicemente. E qua forse finalmente c'è qualcosa. Non è quello che cercavamo, però. Una piramide?
Oddio, una piramide acquatica. Mi scusi? Buonasera. Mi scusi? Tutto molto bello, però. Sto anche morendo. Cazzo. Scappa, muoviti! Scappa! Porca merda. Il Bologna ha vinto 2-1 contro l'Inter. Ma ragazzi, il Bologna è una squadra fortissima. Se è vero, comunque il Bologna è straforte. Scusate, non volevo mutarmi. Vabbè, GG per il buon Mihajlovic. Mezzo cuore avevo. Devo starci molto attento, sti panini non danno un cazzo di saturazione e quelli zombie là sotto sono incredibilmente tosti. Non l'avrei mai detto. Vabbè che hanno tutti i tridente, quindi... GG, primo posto del Milan per ora. Guarda, l'avrei quasi detto, però... Il resto dell'idea che è più probabile che sia l'Inter a vincere lo scudetto perché è decisamente più attrezzata come squadra. E purtroppo è così. Allora, voi rompete molto le palle, però voglio anche capire cosa cercate di fare. Cos'è sto posto? Cosa mi rappresenta questo dungeon? E porca troia, ancora ci sono cascato queste torce. Le torce nella seconda mano non vanno bene, non c'è niente da fare. Ah, mangia! Disgraziato! Sì, vado di ghiaccette, hai ragione. È uno spawner di drone potenziati. Ma io voglio capire cosa c'è dentro la piramide, perché magari c'è una delle chiavi. Solo che si stronziano tutti il tridente. Grazie ancora, Igor. Sub regalata a Jumpix. Allora, bisogna trovare il dannato spawner. Ci sarà uno spawner, no? Qua va avanti, ovviamente. No, il veleno, madonna santa, c'era pure la trappola. Grazie Biagio per i 17. Che stronzi. C'era il trappolone. Vediamo, non so se troveremo cose utili. Multishot. Però. Regeneration. Mi sa che questa ce la beviamo anche. Ciao Eren, come stai? Hai già visto Moon Knight? L'episodio di oggi non l'ho ancora visto. Mi hanno detto che è molto figo e penso che stasera poi me lo guardo con calma. Loyalty, loyalty. Non lo userò mai, probabilmente.
Beh, è stato interessante, ma non c'è quello che cerchiamo qui dentro, quindi possiamo andarci. Io ho appena finito l'episodio. Ti è piaciuto Bert? Senza fare spoiler alla chat? Epico. Ma grazie Dark, col doppio dei cuori, attenzione. E qua ci sono i guardiani, quindi siamo un po' distanti, direi. Molto bello, troppo bella sta puntata. Allora, non voglio fare spoiler neanche io. Ho visto la quarta e la serie di Moon Knight è una roba proprio fuori di testa. Io non posso vederlo non avendo Disney Plus. Ma ragazzi, vi devo dire che Disney Plus, da che quando era uscito dicevo, no, che palle, un altro di servizi streaming, suddivideranno tutto ancora di più, non ci ho sbatta, vaffanculo. Poi me lo son fatto e in realtà adesso in casa guardiamo quasi solo Disney Plus. Anche perché Netflix a una certa mi sono mangiato tutte le serie più grosse, finché non droppano le stagioni nuove. Con tutto quello che hanno comprato, c'è un botto di roba. Questo era il pozzo dell'altra volta. Sì, ma è possibile che non trovo nessun altro relitto in giro? Lo sapevi che nella fornace normale le pepite fanno da combustibile? Sinceramente no. Ok, allora ho una teoria, cioè che questa mod aggiunge così tante strutture e cose in giro che quelle vanilla diventano un po' più rare e quindi questo potrebbe andare contro i miei desideri. Hai visto il nuovo film di Animali Fantastici? L'ho visto. Purtroppo devo dire che mi ha deluso. Mi ha deluso molto. Dal punto di vista di saga, di trama che mi sarei aspettato. È un casino. Non si capisce volutamente nulla, diciamo, anche se capisci dove va a parare, ma sembra un filler, sembra tutto un filler. Poi come film in sé è sempre molto simpatico, molto leggero, bellissimo da vedere. Quindi da quel punto di vista non è che è un biglietto buttato. Si guarda stravolentieri, però dal punto di vista di saga, lore del mondo di Harry Potter e tutto il resto. C'è un delfino, aspetta, se io il delfino droppo del cibo o qualcosa, no? Se gli droppo un oggetto, forse era il pesce? Sì, devo dargli un pesce. Se io do del pesce al delfino, lui dovrebbe potermi portare verso una struttura. Giusto? Magari ci può aiutare. Vediamo questo. Ok. Signor Delfino. Ma se non mi porti a quel portale lì, perché, cioè, sarebbe una bella trollata.
La seguo, signor Delfino. Ci conduca alla struttura più vicina. Arrivo, arrivo. Ah, raga, se funziona, tanta roba. È molto meglio del secondo. Però è peggio del primo. E quello è il problema. Non ti dovrebbe portare al tesoro, ma io credo... Ma ha fatto un effetto particellare qui o sbaglio? Aspetta. Ma qua non c'è assolutamente nulla. Signor Delfino, dove è andato? L'ho perso. Cazzo. Però hai visto che come l'Inter ha preso uno dei due gol è colpa del portiere giovane. Vabbè, in ogni caso il risultato quello è. Poi guarderò sicuramente comunque. Probabilmente mi avrebbe portato quella barca là a sto punto. E invece qui che c'è? È una grotta, è solo una grotta, ok. Scusate se insisto su sta cosa, ma voglio proprio... Cioè, vorrei portarmi a casa un traguardo in questa live. Però qua la sfiga è impressionante, si direbbe. Cioè, è una cosa incredibile. Che poi io la barca l'ho trovata subito a caso, però non ha la mappa del tesoro. Perché per il resto è facile che nelle coste di questo mare... ci sia un tesoro nascosto. E lì penso sia sicuro che troviamo la chiave. Intanto Igor dona un'altra sub a Gatto Pelato. Grazie Igor. Ah, che bello. Allora, lui con un tridente è spawnato a Muzzo, credo. Sì. Però più avanti ho visto qualcosa. Mikkelsen maggiore di Johnny Depp. Ah, ma è quello di prima. Sì, quello di prima. Raga, oddio. Oddio. Totalmente a caso, abbiamo trovato la nave. Non ci stavo sperando più. Incrociamo le dita tantissimo. Allora, Mikkelsen, se così si chiama, non lo sapevo. Ha fatto il ruolo benissimo, comunque. Quindi direi che il personaggio non ha perso molto. Di carta non dovrebbe essere qui, giusto, la mappa? Dimmi che non l'abbiamo persa. Dimmi che c'è. Non si apre. Eccola! Si gode. Trovata, trovata. Calmi. Ecco. Ci siamo, ci siamo. Sapevi che la Nether sarà immune alle esplosioni? Eh sì. Perché il Wither esplode e fa casino. Non si sa mai. Hai visto Arcane? Certo. Mi è piaciuto tanto. Allora. Mappa molto strana questa. Molto strana. Questo tesoro sembra essere molto nell'entroterra. Allora, se giriamo verso nord. Quindi... noi siamo a sud, dobbiamo andare da questa parte.
po' di qua. Buonasera Jeff, grazie per la livello 3, aspetta, i 33 mesi addirittura. La livello 3 vuol dire gattino, quindi signor Jeff, signor gatto Jeff, salga a bordo. Top. È come quando c'è la prima scialuppa dei cappello di paglia che sale Zoro. Però questo gatto ha già un nome. E quindi lo teniamo così. Ok, stiamo caricando. Sapevi che se piangi un girasole nel Nether, se pianti un girasole nel Nether, punterà verso una fortezza? No, quella è una leggenda metropolitana. Sono orientati sempre dalla stessa parte. Cos'è che fai? Che sono appena arrivato. Sto cercando il tesoro nascosto. Ma la mappa sotto è molto diversa da com'è nella realtà. Prima o poi andando avanti è ovvio che trovi una fortezza. Esatto, la leggenda nasce dal fatto che tu vai sempre dritto e appunto prima o poi la incontri. Jeff, mi aspetti qui lei, che devo... Ma come cazzo è sta roba? No, no, aspetta. È di qua. Ok. Avvaliamoci del vecchio trucco. 9. No, com'è che era? 9-9 nel chunk. Ragazzi, è fatta. È fatta. La prima chiave è stata trovata, cazzo. Ce l'abbiamo fatta. Ne mancano 11. Ne mancano 11. Questa era una delle più semplici. Ma sti gran cazzi, l'abbiamo trovata. L'importante è quello. Allora, adesso vi faccio vedere un attimo anche com'è fatta. È l'occhio nero, Black Eye. I pirati... I pirati dicono che ti dà una visione della leggendaria perla nera. Quindi è un occhio magico che i pirati hanno seppellito nella spiaggia. E questo occhio magico ci permetterà di attivare la prima parte del portale. Ne mancano 11. Se avessimo trovato nella piramide il loot giusto, ne avremmo già 2. Però purtroppo quella è un'altra storia. Allora, adesso dobbiamo tornare in base. Questa qui è presa. Questa qua, se adesso muoio e perdo il drop, sti cazzi. Questa qui è presa, non si elimina, eh. È forever. Se no, la serie non finirà mai. Ok, dobbiamo andare da questa parte. Nel Nether puoi salvarti dal danno caduto con la neve polverosa. Quello ovunque. Lo puoi fare ovunque. Almeno da quello che so. Barca. Anzi, la barchetta la possiamo anche lasciare giù. È
Lo so che voi rosicate perché ho trovato l'occhio dei pirati. E voi non avete fatto nulla di buono. Ok. Scusate, cani, non volevo fargli volare. Io dovrei dormire. Il problema è che il mio letto nascosto è abbastanza circondato dai mob. Quindi mi sa che per ora ci ritiriamo in casa, lontani dalla pioggia. Eccoci qui. Ok, ok, allora, droppiamo un po' tutta la roba. Seduti. Ed è fatta. È fatta. Allora, a questo punto, ragazzi, abbiamo fatto 2 ore di versus. Potremmo quasi quasi avviarci verso la fine. Perché Swattacchione è morto? Perché? Ma perché? No! Ma io non lo so, non lo so. L'ho detto che dovevamo avviarci la fine. Neanche il tempo di tornare indietro che è esploso tutto. Molto divertente, molto bello. Occhio, Eren, c'è un creeper. Grazie. L'ho notato, purtroppo. Dicevo, possiamo... Madonna. Ho sbloccato la tosse definitiva. Potremmo fare ancora una piccola esplorazione a sto punto. Se io riuscissi a dormire sarebbe una figata, però. Non so cosa ne pensate voi. Ok. lo so che la tosse peggiora. Igor ha regalato un'altra sub a Cipriano. È colpa di Igor. È tutta colpa sua, ragazzi, sappiate. Ma c'è l'arcobaleno anche. Ma che figata. E chi lo sapeva? Aspetta. Cioè, questo qua merita uno screenshottino. Da dove lo faccio lo screenshot? Bello. Allora. Cos'è questa roba? Non lo so se conviene. E beh, che mi aspettavo d'altronde? È un nido di ragni. Guarda, io ti dico anche no. Per me è un no. L'arcobaleno si può mettere nella risorsa perché come cielo. Ma servirebbe che si attivi alla fine della pioggia se è giorno e poi scompare. E pensa che con quella tosse ci sono persone che non si presentano in ufficio. Tu sei live e parli da 2 ore, GG. Io non posso prendermi neanche la malattia pagata, nel senso. Poi comunque sono a casa, quindi... Non è che sono dovuto uscire per lavorare. E non ce l'avevo così forte. È proprio a furia di parlare e viene così.
Allora, vorrei giusto esplorare un po' questo desertino qui meglio. Vediamo un po'. Tutto ciò, Dark è il top donator. Quindi dovrò mettere la sua testa oggi. Con quella di Igor che è scomparsa. Meno male che nella prossima puntata dovrà esserci la safe. Per forza, perché se no non si va avanti. E li metteremo lì. Che qua ci siamo stati in realtà. Ah, interessante. Così, un piccolo loot. Che texture uso? Non sto usando nessuna texture. Questo. Questa non è una struttura, ovviamente. Vediamo, facciamoci un giro. Hai mai pensato di fare la versus con la tua texture? Le ultime erano così. Che anche questi abbiano delle ceste sotto. No. Bioma preferito? Non ne ho uno in particolare. Che server è? È una serie single player, non è un server. Foresta di Betulle fa proprio schifo, e già che non, che pare non l'aggiornino più, non si può che odiarlo. Vabbè, dai, schifo non fa, dai, sono stato un po' cattivo. Però non è di certo il preferito. Allora, quella è la piramide che abbiamo già visto? Ma sai che mi sa di no? Allora, potremmo trovare il secondo occhio. Potrebbe succedere. E addirittura 4 mele? Che dire? Allora, abbiamo trovato i primi 2 occhi. Ne mancano 10. È un buon inizio. 2 puntate, 2 occhi. Direi che è pulitissimo. Considerando una media di un occhio a puntata, andiamo avanti per un paio di mesetti. Però,
Sono quelli più semplici, questi. Sono quelli più semplici. Allora, un altro occhio so dove trovarlo. Sta nel monumento oceanico. Per ottenere quello, però, dovremmo pulire il monumento e battere gli Elder Guardian, che è un bel macello. Gli altri sono via via più complicati. Dovremmo esplorare tanto e avventurarci in tutti i dungeon del gioco. Ma intanto abbiamo trovato l'Old Eye. Le leggende dicono che quest'occhio un tempo appartenesse a uno dei grandi vermi della sabbia, Sandworms. Le descrizioni di lore di questi occhi sono tutti, credo, che siano tutte quante citazioni nerd. E anche questo ce lo mettiamo in cassaforte, quindi due li abbiamo. Ah, e se volete sapere una cosa simpatica, ok, di qua c'è un portale dell'End. Questo qui lo puoi tirare all'infinito, non si romperà mai. Sapete perché? Perché è un oggetto raro. Quindi se hai un tesoro così e ti si rompe, cioè, minchia, due coglioni, una certa. Gli Ender Eye normali, non so se si possono craftare. Questo è riferito a Dune, immagino di sì. Anche se Sandworm ci sono in un sacco di giochi, serie e quant'altro. La perla nera è Pirati dei Caraibi, certo. Ma direi che questa esplorazione extra in realtà ci ha fatto più che bene. Allora, adesso torniamo quindi da questa parte, giusto? Più o meno. Sì, ok, qua c'è quell'affarino lì brutto. Quindi devo andare di qua, in realtà. Sarebbe stato bello una meccanica del genere in vanilla per incentivare l'esplorazione. Infatti questa mod che mette questa meccanica è una figata assurda. Perché, certo, ti ammazza le speedrun totalmente, però ti puoi fare della bella esplorazione e ha un senso vero farla. Esatto, Canon, quelli di Tremors sono molto famosi, ma sono anche molto vecchi, quindi molti non li conosceranno, presumo. Tremors erano dei film iconici, però sono vecchissimi. Ti ricordi la mod delle statue? Certo. Un occhio si trova nel tempio della giungla. Ma allora, ragazzi, io so dove devo andare a cercare. Non c'è bisogno che me lo dici tu. Non fare spoiler in chat e non abbiate fretta. Mi raccomando. Record speedrun, 2 giorni e 3 ore. Allora, secondo me non renderanno mai complicata la caccia all'End, anche per questo discorso qui. Sanno benissimo che romperebbero le speedrun e probabilmente gli speedrunner romperebbero le balle a loro, di conseguenza. Eccoci qui. Che dire, è stata una live difficile, lunga, ricca di emozioni, anche questa volta. Penso che questa Versus sia riuscita nell'intento di fare qualcosa di diverso. C'è un sacco di contenuto e un sacco di robe da cercare, il che mi piace un botto. Però è il momento di lasciarci, di abbandonarci, perché, come avete notato, la mia tosse non mi sta lasciando in pace e non riesco a continuare ancora per troppo la live. Inoltre, domani sera ci tocca la live del contest e quella è bella lunga. Quella lì durerà un botto, preparatevi. Quindi, ragazzi, stoppo Twitch spawn. Mi stavo dimenticando. E
il top donator di oggi è il signor Dark. Quindi io mi prendo un attimo il comando per le teste. La testa di Liam era qua sotto, ma è andata perduta ovviamente, perché mi avete distrutto tutto. Quindi avevamo Liam 2614. Dove li metto, mo, le teste? Vabbè, è una roba momentanea, quindi le appenderemo qua. Non qui. Uno. E Dark. Due. Eccoli qui. Non riesco a inquadrarli bene. F. Ciao a tutti, riprenditi Harry, non ho letto fino alla fine. Buonanotte Giulia. Va bene, riprenditi, magari un po' di miele. Per forza, mi sa, Igor. Pronti per 5 ore di live? Speriamo di no. Ah, è vero che hai cambiato nome. Vabbè, Dark, l'ha presa lo stesso. L'ha presa lo stesso, tranquillo. Ma quanto son bello, dice Liam. Sei un po'. Un po' Enderman. Non saprei dirti, guarda. Non ho un buon rapporto con gli Enderman. Comunque, ci vediamo domani sera alle 20:30 con la prossima live. Il contest. E poi ci saranno 2 giorni di stop, vi ricordo. Perché gli ultimi giorni del mese non ci sono. Quindi, un saluto da Eren. A domani. Buonanotte a tutti.